A due passi dalla chiesa di Santo Spirito in Sassia, il santuario della Divina Misericordia, si colloca il nuovo dono di Papa Francesco per gli ultimi di Roma, un dormitorio per 34 senza tetto gestito dalle suore di Madre Teresa di Calcutta. In via dei penitenzieri, in una struttura offerta dai gesuiti, da quasi due settimane ha aperto il dono della misericordia, interamente ristrutturato dall'elemosineria apostolica che si occupa pure del sostegno economico della struttura. Dono dunque perché offerto dalla comunità religiosa, della misericordia, sottolinea l'ufficio della carità del Papa, perché è il secondo nome dell'amore che si esprime in gesti concreti e generosi verso il prossimo. Responsabile del dormitorio è Enzo Luciani, 51 anni, che fino a 4 mesi fa dormiva sui marmi di Piazza San Pietro. A cambiare la sua vita l'incontro con l'elemosiniere, Monsignor Konrad Krajewski, che in lui ha intravisto la persona giusta per questa struttura. Io, come gli altri, vivevo, diciamo, per strada, sulla panchina, segnatamente sotto il colonnato. E dato che Sua Eccellenza va a dire messa tutte le mattine nella Basilica di San Pietro e si ferma spesso alle docce, e lì abbiamo avuto modo di incontrarci e conoscerci. E niente, quando questa struttura era, diciamo, in fase di preparazione, e più volte mi ha invitato a lavorare qui e io sono venuto molto volentieri, facendo volontariato, e niente, così abbiamo avuto modo di conoscerci, e un po' io, un po' lui, insomma, abbiamo voluto entrambi che io assumessi questo ruolo. Un regolamento preciso, frutto dell'esperienza di altri dormitori gestiti dalle suore di Madre Teresa, aiuta nell'accoglienza. Dopo un colloquio con le religiose presso il Dono di Maria in Vaticano, capace di ospitare 50 donne in difficoltà, si provvede ad una registrazione. I poveri possono stare un mese nel dormitorio rispettando orari precisi, con l'ingresso entro le 19 e l'uscita la mattina successiva intorno alle 8, dopo una colazione offerta nella sala della struttura. Qui gli ospiti, tenuti a sistemare il proprio letto e l'armadietto, possono anche lavarsi. Questo è un punto di arrivo, ma non definitivo, racconta Enzo, per il quale la fede, l'amore per Papa Francesco e la fiducia offerta dalla Chiesa che ama e non giudica sono stati la spinta per rialzarsi dopo tante cadute. Non servono i soldi, non servono le macchine lussuose. Io prima andavo a rubare tutto per queste cose qua, però non ero mai felice. Sentivo sempre che mi mancava qualcosa. Invece da quando sto qua, anche se non ho i soldi, ho una ricchezza interiore, che non ci sono soldi che possono contraccambiare questa felicità interiore che ci dà Gesù Cristo. Perché io penso una cosa, quando uno cerca Dio con il cuore, perché Dio guarda nel cuore, attenzione, allora Lui ti dà tutto, Lui ti fa sentire l'amore, quello compiutamente, quello, diciamo, ampio, quell'amore che nessun amore può pagare. Solo Lui ti può dare quella felicità interiore. E quando uno ha la felicità interiore, tutto il resto non serve veramente.